Giornata storica per il Sant'Angelo Licata che per la prima volta nella sua storia, dopo soli 5 anni di vita, approda in promozione. Troppo netta la differenza di valori in campo tra i gialloblu di Mister Vedda e i ragusani del Marina di Ragusa, che sono stati messi sotto sin da subito dai gialloblu, che hanno chiuso la gara con un perentorio 4-1, che porta la firma di Mustafà, doppietta per lui, Fabio Bonvissuto e Gaetano Zarbo. Al triplice fischio e grande festa per un traguardo che è stato ampiamente e meritatamente raggiunto. La cronaca del match vede subito Mustafà aprire le danze al secondo minuto di gioco con un sinistro che si insacca alle spalle di Barrera proteso invano. I ragusani trovano il pari al decimo da un'azione nata da un rinvio del portiere. Agosta converge dalla fascia sinistra, si incunea in aria e lascia partire un tiro che trafigge Aronica. Il Sant'Angelo si butta in avanti sfruttando la maggiore qualità tecnica e ci provano due volte con Andrea Pinto, prima appena fuori dall'area, ma l'estremo ragusano risponde da campione, poi dal versante destro con poca fortuna ed infine Capitan Cavaleri direttamente da calcio di punizione, ma ogni tentativo risulta vano. Bisogna aspettare il 46esimo minuto per vedere Mustafà, servito al bacio da Fabio Bonvissuto, sgusciare tra difensore il portiere avversario e segnare il 2-1 e la doppietta personale. Nella seconda frazione di gioco annotiamo solo un'azione pericolosa del Marina di Ragusa che, complice un'uscita a vuoto del giovane Aronica, avrebbe la possibilità di portarsi sul 2-2, ma Vedda salva sulla linea i suoi. Successivamente Sant'Angelo dilaga con le segnature di Fabio Bonvissuto, che da appena dentro l'area di rigore con il siluro porta i suoi sul 3-1, ed infine col veterano Gaetano Zarbo, abile a sfruttare un cross perfetto di Cavaleri per il 4-1 finale. Festa grande alla fine per tutto, il Sant'Angelo Licata è in promozione. Mister, finalmente è arrivata la promozione. È la verità, dopo tanti, tanti sacrifici, tante sofferenze ce l'abbiamo fatta. Ma una dedica la posso fare. Questa è la promozione del presidente, perché veramente ha sofferto per noi. E la dedico veramente a lui. Questa è per tutti i ragazzi e tutti i sacrifici che hanno fatto. E veramente, veramente, con tutto il cuore ce l'abbiamo fatta. Una vittoria che ci ripaga e che realizza un sogno. Ci puntavamo dall'inizio, ci siamo riusciti, è meraviglioso. Potete vedere voi la festa che c'è negli spogliatoi e non ci sono parole, è bellissimo. Partita quasi senza storia per la Sant'Angelo Licata. Ritengo, senza fare torto a nessuno, che a livello tecnico non ci sia stata differenza. Li abbiamo semplicemente dominati dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo avuto qualche difficoltà solamente perché abbiamo avuto all'inizio qualche problema a realizzare. Una volta sbloccata la partita, li abbiamo dominati, non c'è altro da dire, ed è un sogno, ribadisco. Noi siamo partiti 4 anni fa, nel 2008, un gruppo di amici per scherzare, e a distanza di 4 anni ci ritroviamo in promozione e non vogliamo fermarci.